Appassionati di calcio a 5, le immagini che state vedendo vi giungono dal Palateatro di Villorba, dove oggi, sabato 2 aprile 2011, si gioca una intera stagione, quella che si conclude proprio oggi con l'ultima giornata del campionato nazionale di Serie B, girone B, stagione appunto 2010-2011. Schierate! Dai, Marietto! Preda di Tonello, riparte veloce il contropiede del Villorba, Guidolin, rete, rete, rete di Guidolin, incredibile, esplosiva la sua azione, esplosivo Diego Guidolin, avevo appena accennato, 30. Sturlese, che cuzzo, il pareggio! Maragno, Iglesias, triangolano i due, ha spazio davanti a San Maragno, dalla parte opposta per Favaretto, il gol! Il gol! Contropiede della Came con Iglesias, fermato però, ora può ripartire Guidolin, va via in contropiede, solo il passaggio centrale per Campana, traversa, incredibile, ancora la palla è viva, Guidolin, Natalini, e c'è il gol di Natalini, incredibile, incredibile cosa è successo in questa azione, di tutto e di più con l'errore clamoroso tipo Eto'o da parte di Campana, porta spalancata e poi un puntaccio da parte del gaucho argentino Luciano Hernán Natalini, che rimette tutto in parità e si scatenano sugli spalti i tifosi del Villorba. Vicentino, Peruzzo ancora all'indietro per Guidolini, in avanti, poi sbagliato il passaggio di Guidolini, il tiro da parte di Bernardi che sorvola di pochissimo la traversa e qui peccato da parte di Guidolin, di testa Guidolin, incredibile, incredibile cosa ha fatto Guidolin,
incredibile, con l'uomo in meno il Villorba passa in vantaggio. Uno contro uno con Bau saltato e c'è l'autorete. Natalini che la ricaccia dalle parti di Bonola, 20 secondi. Ancora Kame in avanti. Favaretto fermato in maniera regolare da Natalini. Ancora Favaretto. E poi è Guidolin che mette. 5 secondi, 5 secondi. Il tiraccio da parte di Maragno, ormai non ce n'è più per nessuno. Il Villorba è promosso in Serie A2. Il Villorba è promosso in Serie A2 con questo 3-3 finale. Può finalmente esplodere la gioia dei sostenitori, dei giocatori, di tutta la società in 4 anni di Serie B. Finalmente il sentitissimo traguardo tagliato dalla formazione di Michele Frizziero, che è promossa in Serie A2 alle spalle, non ce n'è più per nessuno.